Israele sotto L e Palermo di Hamas prende anche le contromisure. La supervision è stata sollevata nella capitale siciliana e in tutto il territorio nazionale per proteggere gli obiettivi ritenuti sensibili, con particolare riguardo ai religiosi, culturali e commerciali della comunità ebraica. Questa mattina il vertice si è tenuto a Palermo, nella prefettura. In relazione ai fatti molto gravi che stanno colpendo lo Stato Israele, legge una nota emessa dalla prefettura di Palermo, una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è tenuta al mattino, anche estesa alla partecipazione del rappresentante di IL Sezione Palermo dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Durante l'incontro, presieduto dalla prefetta Maria Teresa Cucinotta, in conformità con le indicazioni ricevute dal Ministero degli Interni, il rafforzamento delle misure di protezione agli obiettivi ebraici presenti nell'area fu ordinato. Nel frattempo, più di 350 persone, tra cui 30 soldati, che hanno perso la vita in Israele a causa del lanciato dai militanti di Hamas e oltre 1.800 quelli feriti, inclusi alcuni sul serio. Per fornire l'ultimo budget delle vittime è il canale 12 emittente. Invece 750 israeliani sono ancora dispersi. Queste sono le prime parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo L su larga scala lanciata da Hamas contro lo Stato ebraico, cittadini di Israele. Siamo in. Non un'operazione. È un'operazione. Lo è non un escalation. La.